Molto molto bene Rocco, e sono molto contento di aver fatto questo. Ho inaugurato il satellite insieme a te, l'abbiamo aspettato 6 anni e finalmente qui che facciamo questo insieme su Esaistate. Sono veramente 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 contento Rocco, ma è un momento utopico questo. Ti ripasso, passo il mic alla stazione in Italia 5, vediamo se ha risolto i problemi. Ha trasmesso IW1 DTU, operatore Ferruccio Torino. Ok, riprendo, prendo io Italia 5, Delta India. Se fosse meglio, i capotti XND, rimettate 5-9 per te. E anche Italia Whisky 1 DTU arriva molto forte. Capotto XND, W1 DTU, qui greco di cambio. Italia 5 Yankee Delta India. Questa volta credo di aver afferrato il tuo indicativo, ma confermo quanto già ti ha detto Ferruccio. C'è un problema di interruzione sulla tua modulazione, sul tuo segnale. Come se avessi un pilotaggio un po' basso per le comunicazioni a base, ti immagino. Sul tuo piano. Sì, addirittura. Ecco. Il segnale è fortissimo comunque, Italia 5. Ola, faccio. Mi sto muovendo, non capisco, ecco qua. Dovrei essere in sua frequenza. Il tuo segnale comunque è molto forte, molto molto forte quando è fuori, cioè sei oltre 30 dB sul rumore. Ferruccio, che dire? È un piacere, un onore fare questa questione con te. Il momento è davvero importante, l'abbiamo aspettato da anni, come dicevi. Preparato le attrezzature e non mi sembra vero poter utilizzare un satellite geostazionario per una questione di questo genere, accidenti. Davvero importante. Ti rimetto il microfono, io mi sto spostando in frequenza, probabilmente ho ancora le apparecchiature fredde, vedremo come andrà avanti nel questione. Italia W1, Delta Tango Uniform, Italia 5, Yankee Delta India, Italia chilometro 8, xilofono Lima Delta. Di mettermi esattamente isofrequenza con calma. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ola, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Direi che siamo abbastanza isofrequenti in questo modo qua. Sì, ti ho visto scivolare leggermente. Ma scivolerò anch'io sicuramente. Dei tre segnali che vedo sul waterfall, il mio è assolutamente il più debole. Il tuo è nettamente migliore del mio, Rocco. E il più forte invece è quello dell'Italia 5 Yankee Delta India, che però non si capisce bene perché arriva leggermente strappato. Ci dirà lui con che cosa trasmette e cercheremo di capire il motivo. Avanti, il microfono è per te, Italia 5, Yankee Delta India, trasmesso per il gruppo in 1-1 di Dio. Roger. 1-1 di Dio, capotto XLD, Italia 5, Yankee Delta India. E le condizioni sono... A un effettivo 16 km. Non sento bene, devo... controllare alcune cose, se non riuscite a capire meglio che sospendo. Molto XMD, 5 greco negro. Strappi molto, hai un segnalone veramente molto molto forte, ma strappi. Italia 5 Yankee Delta India, Italia W1 DTU. Dunque, probabilmente potreste risolvere parlando più vicino al microfono e tenere la modulazione più alta per dar
è una vecchia direttiva della Tonna per questa frequenza, su un trasmetter che sta erogando 2,5 watt della SG Labs, che poi pilota un finale di derivazione telefonica adattato per questo scopo. Ecco qua, adesso dobbiamo silenziare, altrimenti non riusciamo più a trasmettere. L'apparecchio è probabilmente responsabile di questo slittamento in frequenza. È una Icoma IC706 MK2G. Dovrò tenerlo sotto occhio, dovremo capire cosa sta combinando. Il microfono ancora a te, Ferruccio. Con grandissimo piacere ti ascolto. Italia Moto P1, Delta Tango Uniform, Italia Chilotto, xilofono Lima Delta. Ci fosse Domenico. Eccoci qua, così sono nuovamente in frequenza su di te. Ma adesso volevo cominciare a fare qualche prova, Rocco, volevo cominciare a salire un pelino di segnale, perché rispetto a te più basso, ma adesso ho 14 dB di attenuazione sull'ingresso del PA e volevo cominciare a scendere a 12 e vedere dove finivo. Faccio velocemente questo cambio di attenuatori e intanto vi ascolto. Microfono per te, Italia 5, Yankee Delta India, trasmessi 1P1 di più. Italia 5, Yankee Delta India, ci sei? Ok, ci sono. Devo trovare alcune cose. Ci riascoltiamo. Auto XLD, 1DTU, 5YD. Buona serata. Roger, Italia 5, Yankee Delta India. Quando hai parlato in modo continuato e senza lasciare buchi, sei uscito in modo comprensibile. Abbiamo capito che ti allontani. È stato un piacere effettuare questo question con te. Ci riascoltiamo, immagino, a breve. A te, Ferruccio. Sì, disponibile per tutte le prove che vogliamo fare. So di pure di potenza, io non ho un'indicazione precisa, ma sono circa al 50% della potenza dell'amplificatore. Poi magari proviamo ad abbassare ulteriormente, perché vedo che effettivamente sono voltino. Io ho più uno di più, Italia Chilotto, xilofono di Madelta. Ok, eccomi qua. Allora. La potenza, nel senso che sono passato da 14 dB di attenuazione sull'ingresso del PA a 12 dB. Non è cambiato molto, direi. Provo a passare 6 dB di attenuazione, Rocco, vediamo che cosa succede. Ancora a te, faccio velocemente il cambio di attenuatore. Roger, io invece provo ad abbassare un po', vediamo cosa succede. Sono, ecco qui, vediamo un po' di scendere. Ola. 1, 2, 3, ecco qua. Questa è la minima potenza. La minima potenza di pilotaggio. Questa non ho la possibilità di misurare. Ma ecco, credo che un livello adeguato sia questo. Ma dovrebbero essere 2 watt in uscita dalla radio per poter poi pilotare il PA. Sono sicuro che già ha tolto un attenuatore. A te il micro, Ferruccio. IW1 DTU, Italia Chilotto, xilofono, Lima Delta.